L'eredità. Marco Liorni scioccato. Il concorrente vince 190.000 euro ma poi... tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nella puntata del 14 gennaio 2024 dell'Eredità, si è vissuto un momento di tensione e successo incredibile, con protagonista Daniele, nuovo concorrente entrato nel gioco del preserale di Rai 1 il 5 gennaio. Marco Liorni, il brillante conduttore del programma, ha posto a Daniele, visibilmente agitato, la domanda cruciale su come si sentisse. Mi tremano le vene ai polsi, è stata la sua risposta, rivelando la pressione legata all'alta posta in gioco. Daniele ha dovuto indovinare 5 parole indizio, tra cui, ritorno, insieme, potere, sacco, e, posto. La sua abilità e determinazione sono state premiate con un montepremi straordinario di 190.000 euro, grazie alla corretta individuazione di tutte le parole indizio, mantenendo intatta la somma. L'annuncio della vittoria ha scatenato l'ovazione del pubblico nello studio 4 della sede Rai, Fabrizio Frizzi, di Roma. Nel clima di gioia, le professoresse Michelle Masullo e Naomi Buonomo si sono unite a Marco e Daniele per un brindisi festoso. Il campione, emozionato, ha scherzosamente dichiarato: «Se mi inginocchio adesso non mi rialzo più», e ha condiviso l'euforia con il pubblico. Daniele, medico-oncologo di 38 anni originario dell'Umbria e residente a Roma, ha accumulato un totale di 285.000 euro in gettoni d'oro con la vittoria di oggi. La sua storia personale rivela che è sposato e ha 3 figli, vivendo con la sua famiglia nella capitale mentre lavora come professionista nel campo della salute. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.